Benvenuta a Genova, Giuppi. Ah, che meraviglia! Non capita tutti i giorni di scendere dal treno ed essere subito avvolti dal profumo del mare. Insomma, mi sembra quasi di sentire le onde. Biblioteche d'Italia, la serie podcast sulle più belle biblioteche del nostro paese. Shh. Seguimi, che ci avviciniamo ancora di più. La nostra meta è qui vicino, per la precisione in via Balbi 40. Un punto di approdo ideale per tutti i viaggiatori che giungono nel capoluogo ligure, esattamente a metà strada fra la stazione di Genova, Piazza Principe e il porto. A proposito di porto, con questi jeans hai deciso proprio di calarti nella parte del camallo? Camaché? Ah, beccato, non hai studiato, eh? Il camallo in genovese è lo scaricatore di porto. Mi sa che allora ho sbagliato dress code perché stiamo per entrare in un albergo di lusso. Ma come albergo? Il nostro podcast parla di biblioteche. Non sto parlando di un albergo qualunque, Giuppi, ma dell'Hotel Columbia Excelsior, sede della Biblioteca Universitaria di Genova, che a differenza di quello che si potrebbe pensare dal nome, non è la biblioteca dell'Università di Genova, ma un istituto del Ministero della Cultura. Pensa che nel corso dei secoli ha accumulato un patrimonio documentale che supera le 600.000 unità bibliografiche, tra cui quasi 2.000 manoscritti e più di 20.000 tra lettere e autografi. Insomma, una tappa obbligata nel nostro viaggio, ma aspetta, forse stiamo correndo troppo, lascia che lo spieghi anche a loro che ci stanno ascoltando. Io sono Giuppizzo e insieme a Luca Ward vi porteremo con questa serie podcast nelle biblioteche storiche più belle d'Italia, alla ricerca dell'anima di questi luoghi. Siete pronti? In questa puntata ci troviamo a Genova, tra preziosi codici antichi, racconti di leggendarie spedizioni verso Oriente e ideogrammi cinesi. Avremo modo di verificare che aveva proprio ragione chi definì gli italiani un popolo di santi, poeti e navigatori. Quindi preparati, Luca, perché non possiamo proprio sfigurare. Non ti deluderò. Partiamo subito con un piccolo aneddoto. Vedi la facciata dell'Hotel Columbia? Il portico del piano terra con la sua forma curva segue l'andamento della strada. Ecco, questo non è altro che il primo esempio del crogiuolo di stili che troveremo all'interno della struttura. Soffitti a cassettoni, vetrate neodeco e decorazioni nel tipico stile del barocchetto genovese. Tutto l'edificio sembra la prua di una gigantesca nave che emerge dalla strada. Non vedo l'ora di entrare. E allora non perdiamoci in chiacchiere. Andiamo! L'Italia ha un patrimonio culturale immenso. Le biblioteche storiche fanno parte di questa ricchezza. Ognuna con la sua peculiarità, i suoi tesori, la sua storia, la sua anima. In questo viaggio andremo alla scoperta dei piccoli e grandi gioielli che ognuna nasconde. Meraviglie che celano meraviglie. Biblioteche d'Italia è una serie podcast realizzata da Podcast Story per la Direzione Generale Biblioteca e Diritto d'Autore del Ministero della Cultura. Certo che anche dall'interno questo edificio lascia davvero a bocca aperta. Varcando la porta si ha proprio la sensazione di essere catapultati in un altro tempo. Precisamente negli anni 20 del Novecento, un'epoca fatta di transatlantici e grandi speranze. Non è quello che ci si aspetta da una biblioteca tradizionale, è a tutti gli effetti la hall di un albergo. Ma una hall di tutto rispetto. Guarda le vetrate in tardo Liberty. La luce viene filtrata in maniera magica in onda di colore le imponenti pareti marmoree. Che effetto scenico. Ora capisco perché questo luogo è stato scelto più volte come set cinematografico. E da artisti che in effetti avevano occhio. Proprio qui, infatti, nel 1974, Dino Risi ha girato alcune scene del film Profumo di donna con Vittorio Gassman, ma anche Il giorno dello sciacallo di Fred Zinnemann nel 73. Qui la cultura attraversa le sale con tutte le sue sfumature, come la luce del giorno. Oggi sei più poetica del solito. Ma ci penso io a portarti in una dimensione più mondana. Questo grand hotel all'avanguardia per i suoi tempi era davvero extra lusso. E infatti si potevano trovare servizi di ogni tipo. Come un corridoio sotterraneo che permetteva agli ospiti illustri di raggiungere la stazione ferroviaria direttamente dall'albergo.
Ma sai davvero tutto, allora? Vediamo un po'. A proposito di ospiti illustri, mi sai dire chi ha soggiornato qui? Dammi almeno un indizio. Seguimi nella sala da ballo. Ma ti sembra il momento per fare due passi in pista? Well, shake it up, baby, twist and shout, twist and shout. Ed eccoci nella sala da ballo, oggi utilizzata per le conferenze, concerti e altre performance. Un tripudio di stile barocco, ma non capisco cosa c'entrino i Beatles. Continua a guardarti intorno. Non noti niente? Ah, ecco! In occasione del loro unico concerto a Genova nel 1965, i Beatles soggiornarono in questo edificio nella notte tra il 25 e il 26 giugno e in questo salone tennero la conferenza stampa. Era il 1965, molti non conoscevano ancora i Fab Four. Si dice che Paul McCartney abbia scelto Genova proprio perché era una città di mare, come Liverpool, per ricordare quel momento e festeggiare quello che sarebbe stato il 75esimo compleanno del compianto John Lennon. L'associazione Beatlesiani d'Italia organizzò una serata di musica, arte e cultura in questa stessa location. Quella sera del 2015 fu donata anche questa targa commemorativa. Queste mura custodiscono davvero un ricchissimo patrimonio culturale. Un patrimonio che è costituito soprattutto da prestigiosi fondi librari, volumi preziosi e sempre più numerosi, a cui non è stato sempre facile trovare una sistemazione degna. La prima raccolta da citare è sicuramente quella del Collegio dei Gesuiti, fatta da libri e manoscritti antichi, databili tra il 500 e il 700, che rappresentano il nucleo fondante della biblioteca. Ma lasciamo che sia proprio il direttore Paolo Giannone a raccontare nel dettaglio la storia delle varie sedi che hanno ospitato la Biblioteca Universitaria di Genova e delle sue origini. Le origini della biblioteca vanno ricercate nella libreria del Collegio dei Gesuiti, negli stessi spazi che hanno poi dato vita anche all'Università di Genova, di cui si hanno notizie nel 600. La costruzione del collegio risulta terminata nel 1664. Allo scioglimento della Compagnia di Gesù, la biblioteca gesuitica si trasformò. Il primo mitico bibliotecario della libreria della pubblica università, però, fu proprio un gesuita, l'erudito Gaspare Luigi Oderico, che nel 1787 completò la prima catalogazione dei libri dell'ex collegio. Ma torniamo alla sede. La progressiva acquisizione di volumi e la designazione nel 1801 di Pubblica Biblioteca Nazionale, che la rese deposito obbligatorio degli stampatori della Liguria, pose presto il problema dell'insufficienza dei locali. La soluzione fu individuata a inizio Novecento nella sottostante ex chiesa del Collegio dei Gesuiti. La navata della chiesa venne divisa orizzontalmente per ospitare nella parte inferiore il magazzino librario e nella parte superiore la sala di lettura. Nella sede rinnovata, inaugurata nel 1935, sono passate intere generazioni di studenti e studiosi, fino all'inizio degli anni 2000, quando la biblioteca ha aperto, sempre per carenza di spazio, un'altra sede temporanea, avvicinandosi al complesso che sarebbe divenuto, a partire dal 2014, l'attuale sede. L'edificio dell'ex hotel Columbia Excelsior sorge in cima alla stessa via Balbi, si affaccia sulla piazza della stazione ferroviaria di Genova Principe e si trova nelle immediate vicinanze del Porto Antico, del centro storico e del polo universitario. Fu costruito fra il 1921 e il 1927 per ospitare un albergo alto 6 piani, dotato di una magnifica hall con scalone centrale e soffitto a vetrata luminosa. Oltre 200 camere, 12 suite con terrazza privata e impianti tecnici davvero all'avanguardia. Nato insieme all'epopea dei viaggi transatlantici, l'albergo ne seguì anche il crepuscolo e fu acquisito a fine anni 90 dall'allora Ministero dei Beni Culturali, che lo riconvertì in moderna biblioteca. Dal viaggio per treno e per mare si è così passati al viaggio attraverso la lettura. Di sicuro non tutti i traslochi vengono per nuocere. Infatti, proprio durante l'ultimo cambio di sede, ci sono stati diversi ritrovamenti fortunati. A
Approdati nella nuova casa, i volumi sono stati tutti spolverati, sanificati e portati nei depositi, pronti per essere smistati nelle postazioni designate. Quelli privi di informazioni bibliografiche, però, sono stati messi da parte in attesa di ulteriori ricerche. E proprio da questi è stato notato un volume insolito. Un volume cinese a stampa con una raffinata legatura del tutto integra. L'assenza di timbri o indicazioni di possesso ha reso molto difficoltoso capirne la provenienza, che ancora oggi è oggetto di discussione. Di certo non parliamo dell'unico volume orientale custodito qui, perché la biblioteca, tra le sue collezioni di pregio, annovera anche un fondo di 22 libri cinesi risalenti alla seconda metà del XVII secolo e la prima metà del XVIII secolo. Si tratta di volumi stampati in Cina da missionari gesuiti per l'opera di diffusione della religione cristiana, riportati qui a Genova e rilegati in pergamena e carta decorata alla maniera occidentale. Anche il nostro volume misterioso è di argomento cristiano ed è stato stampato sempre dai gesuiti in Cina, ma la sua datazione è più tarda. Questo non fa che confermarci la particolare attenzione di Genova nei confronti della missione in Cina, anche dopo la fine della Compagnia di Gesù. Non ci sono dubbi, una bella fetta del patrimonio librario si deve proprio ai gesuiti. D'altro canto, non possiamo non menzionare il fondo degli autografi del Risorgimento Nino Bixio, il fondo Laura, oppure il vastissimo fondo Sanguinetti, 24.000 volumi che spaziano dalla letteratura alla critica letteraria, dalla storia fino alla musica. Ma a rendere ancora più preziosa questa raccolta sono proprio gli appunti e gli interfogliati appartenuti a uno dei principali intellettuali genovesi del Novecento, oggi a loro volta oggetto di ricerca. Va però specificato che questi volumi non appartengono alla biblioteca universitaria, bensì alla città di Genova e ai genovesi, per volontà di Sanguinetti stesso. È stato infatti il comune di Genova ad aver concesso alla biblioteca il comodato d'uso. Molto generoso da parte di Sanguinetti. Ce ne vorrebbero di più di persone così al mondo. Stai diventando saggio con questi podcast, Luca. Ah, dici? La Biblioteca Universitaria di Genova non è l'unica ad avere origine dalle raccolte gesuitiche. In giro per l'Italia abbiamo molti casi in cui la conservazione e la diffusione del sapere passa dalle raccolte librarie e dagli spazi dei collegi della Compagnia di Gesù. Ne è un esempio la Biblioteca Nazionale Braidense, a Milano, voluta come biblioteca pubblica dall'imperatrice Maria Teresa d'Austria nella sede del Collegio dei Padri Gesuiti, nel quartiere di Brera, integrandone il patrimonio. La Biblioteca Statale Isontina nacque a Gorizia nel XVII secolo dalle collezioni di libri appartenute al Collegio dei Padri Gesuiti. Anche la Biblioteca Universitaria di Cagliari, istituita nel 1764, ha il proprio nucleo originario nei volumi appartenenti all'Ordine dei Gesuiti, oltre che in quelli del suo fondatore, Carlo Emanuele III di Savoia. La Biblioteca Universitaria di Napoli, invece, fu istituita da re Ferdinando IV di Borbone nel 1816 con il nome di Biblioteca dei Regi Studi e trovò sede nel salone dell'ex Collegio dei Gesuiti, la Casa del Salvatore. Mentre la Biblioteca Universitaria di Sassari nasce con il lascito che Alessio Fontana, funzionario della Cancelleria Imperiale di Carlo V, destinò nel 1558 proprio alla fondazione di un collegio gesuitico. Con tutti questi volumi ho perso il conto, Giuppi. Ora capisco davvero l'importanza dei magazzini sotterranei. Serve tanto spazio per contenere tutte queste ricchezze. E in effetti, nei magazzini troviamo ben due piani di scaffalature. Scaffalature mobili che si aprono come pagine di libri giganti, al cui interno sono custoditi altri libri. Una sorta di sistema a scatole cinesi. La Cina è una costante che torna sempre nei contenuti, così come negli arredi. Alza un po' la testa e guarda il soffitto. Queste sono pitture originali che decoravano le vecchie camere d'albergo. Motivi orientaleggianti, le cosiddette cineserie, pagode, pavoni. Beh, dopotutto Boccaccio ci aveva avvertito. Per conoscere i cinesi bisogna recarsi a Genova. A questo punto aggiungerei anche per conoscere il cinese. Infatti, tra portolani e libri di viaggio troviamo anche un dizionario manoscritto del Settecento che spiega in spagnolo gli ideogrammi. Che ne dici se ancora una volta lasciamo la parola al direttore mentre noi saliamo al piano superiore? Sì, va bene, però ti faccio strada io, eh?
La Biblioteca Universitaria di Genova possiede una collezione di testi in cinese di produzione gesuitica, la cui datazione va dal XVII al XVIII secolo. Tra queste opere segnalo il Vocabolario de lingua mandarina, che fu compilato nel 1702 a Manila, in quel tempo sotto il dominio della corona spagnola. Il volume riporta all'interno di una cornice xilografica di colore rosso suddivisa in due colonne gli ideogrammi, la loro pronuncia e il loro significato in spagnolo. Merita poi un cenno la storia di Giuseppe Castiglione, missionario gesuita che visse fra il 1688 e il 1766 e che fu pittore presso la corte di Pechino, assumendo il nome cinese di Lang Shouning, descrittivo del suo carattere mite. Il suo stile originale di pittura univa tecnica occidentale e orientale. In biblioteca custodiamo inoltre un'opera dal titolo Shen Shi Churao, che testualmente significa tagliare l'erba in un periodo di prosperità. È uno dei testi a stampa più tardo, scritto da un missionario francese nella prima metà del Settecento, pubblicato nel 1796 a Pechino e successivamente giunto in Italia, e conferma una particolare attenzione di Genova per la Cina, anche dopo la soppressione della Compagnia di Gesù. Ad attestare il gran numero dei mercanti che lasciarono Genova per percorrere la via del Catai, sono anche opere molto antiche, come la Pratica di Mercatura di Francesco di Balduccio Pegolotti e il Decameron di Giovanni Boccaccio, dalle quali si evince come i genovesi già nel XIV secolo fossero considerati fra i maggiori esperti di cose cinesi. Sebbene Pegolotti non fosse andato in Cina di persona, nel suo manuale descrive le tappe per raggiungere quel paese, indicando con precisione il numero delle giornate di cammino, i mercati, i prezzi delle merci e molte altre notizie utilissime. Genova, punto di passaggio verso l'Oriente. E non è un caso che fra le parole all'origine del nome della città ci sia anche la parola latina Janua, che appunto significa porta. Ed eccoci nella sala Labo. Labo come il famoso architetto genovese? Sì, tutti gli arredi che vedi qui sono stati disegnati proprio da lui. Erano già presenti nell'altra sede e sono stati trasferiti nell'hotel al momento del trasloco. Beh, capisco il perché. In fondo sono un altro piccolo tesoro che si va a unire ai molti altri conservati su questo piano. Se non ho letto male, infatti, qui è dove si può consultare il materiale manoscritto e raro. Esatto. Infatti facciamo piano prima di disturbare qualcuno. Vuoi chiedere un testo in lettura? Perché no? Che ne dici se leggiamo qualcosa su una delle più grandi spedizioni di tutto il mondo antico? Un viaggio cominciato in Grecia che arriva fino ai confini dell'India, ma che per noi parte da molto vicino, dalla Francia. Anzi, per la precisione, dalla Borgogna. Ma di cosa parli? Qui nella biblioteca è conservato un codice miniato del 400 dell'Historie Alexandri Magni, un'opera di età romana imperiale scritta da Quinto Curzio Rufo e tradotta in francese dall'umanista portoghese Vasco da Lucena. Si tratta di un codice importantissimo perché nel corso del Medioevo la letteratura cortese aveva contribuito a creare una sorta di aura mitica attorno alla figura di Alessandro Magno. Ed è solo nel 400, anche grazie a testi come questo, che si iniziò a fare un po' una scrematura tra ciò che era stato inventato e la vera storia celata dietro la leggenda. Ma io un po' il francese lo parlo, ma non è che riesca proprio a leggerlo. Francese antico, poi non ne parliamo. Beh, questo perché il codice è scritto con un particolare font, la bastarda borgognona. Un tipo di scrittura che sembra sia nato proprio con l'intervento dei duchi di Borgogna, che erano molto legati ai centri scrittori. In fondo, un codice come questo serviva anche a esaltare la famiglia e la magnificenza della loro corte. Direi missione riuscita. Anche l'occhio in fondo vuole la sua parte. E il codice su questo di certo non sfigura. Guarda che bella la rilegatura in velluto rosso con le borchie d'ottone. Già! Per non parlare delle 8 grandi miniature o delle decorazioni floreali con le foglie di acanto azzurre e tralci di vite. Dove ci sono libri antichi si percepisce quasi un odore di liquirizia. Questo sì che è un vero e proprio tesoro, eh. Infatti non poteva che essere conservato in questo piano della biblioteca, ma lasciamo la parola al direttore Paolo Giannone che ci spiegherà il perché.
Come avete potuto notare, la biblioteca non solo custodisce un patrimonio bibliografico per metterlo a disposizione di studiosi appassionati, ma grazie ai suoi spazi espositivi ci permette anche di ospitare numerose attività culturali. Il piano terra offre una sala conferenze, un'aula didattica e ampi locali per mostre. Al terzo piano abbiamo inoltre un ambiente, la sala labo, che utilizziamo anche per le esposizioni di materiali culturali di particolare valore. Nel 2018, ad esempio, con facce di marmo, sono stati esposti volumi del fondo antico della biblioteca dei secoli dal XV al XVIII, per trattare il tema della cultura antiquariale, che tanto appassionò eruditi e sovrani d'Europa. Nel 2021, poi, in occasione delle celebrazioni dantesche, abbiamo organizzato il percorso A proposito di Dante, Alighieri in carta, audio e video, che prevedeva fra l'altro, in Sala Labò, una selezione di edizioni della Divina Commedia e di altre preziose opere dantesche, manoscritte e a stampa, datate a partire dal XV secolo. Infine, per l'ultima mostra, Nuove acquisizioni, abbiamo predisposto una selezione di opere che negli ultimi anni sono state acquistate con fondi ministeriali e destinate al nostro istituto. Si tratta di un'operazione che ha visto la collaborazione dei nostri bibliotecari con la soprintendenza che si occupa di archeologia, belle arti e paesaggio e con la soprintendenza archivistica e bibliografica. Obiettivo comune, il recupero alla collettività, attraverso il lavoro dell'ufficio esportazione, di beni culturali altrimenti destinati al collezionismo privato. A proposito del direttore, fai in fretta, dai, che nel suo ufficio al quarto piano c'è un ospite che ci aspetta. Ma come? Hai preso un appuntamento senza dirmi niente. Eccoci arrivati. Ma non c'è nessuno. Guarda meglio, siamo al cospetto di Gaspare Luigi Oderico, primo bibliotecario di questa istituzione. È quello laggiù nel dipinto. Ah, una vera celebrità. Puoi dirlo forte. È solo merito suo se oggi siamo in grado di conoscere il patrimonio bibliografico del nucleo più antico della biblioteca. A lui venne infatti affidato l'incarico di redigere un catalogo di tutte le opere che la Repubblica di Genova aveva ereditato dall'ordine gesuita. E visto che qui si parla di migliaia di libri, non deve essere stato un lavoro facile. Per niente. Fu un lavoro immenso, che richiese una pazienza certosina. Ci vollero anni per completarlo. Ma il risultato finale è, per nostra fortuna, ancora consultabile al giorno d'oggi. Il famoso catalogo Oderico. Ne sopravvivono ancora due copie, giusto? Sì. Due copie da quattro volumi che è possibile consultare in ordine alfabetico per autore. Beh, allora capisco perché il direttore tenga qui un suo ritratto. E capisco anche perché abbia scelto questo come suo ufficio. Guarda che vista! È davvero incantevole. Ma se vuoi goderti appieno il panorama, dobbiamo salire ancora un piano. Dai, andiamo! Ma sei sicura che possiamo stare qui? In realtà l'accesso è riservato allo staff, ma per noi hanno fatto un'eccezione. Che spettacolo! Guarda là, si vede il faro. La famosa lanterna che guida le navi che attraccano o che salpano per riprendere la navigazione intorno al globo. Beh, questo è il bello di ogni porto. Un luogo dove è possibile incontrare viaggiatori da ogni parte del mondo, ognuno con la propria storia da raccontare. E la biblioteca di Genova non è certo da meno. È vero, ne abbiamo incontrati di viaggiatori. I Beatles in tournée o gli stessi gesuiti in giro per la grande ed esotica Cina. Ma anche Alessandro Magno, che facendo rotta verso l'estremo est, finì per ritrovarsi sugli scaffali dei duchi di Borgogna. Purtroppo però ogni viaggio prima o poi volge al termine e il nostro qui alla Biblioteca Universitaria di Genova sta per concludersi. No, di già. Non possiamo aspettare il tramonto. Ed eccoci tornati in via Balbi 40. Beh, non so tu, Giuppi, ma questo richiamo dal porto mi fa venire voglia di salpare verso lidi lontani. Ma non sei ancora sazio di avventure, Luca? E che vuoi fare? Le meraviglie ti viziano. E fortunatamente queste meraviglie non finiscono qui.
Allora, che facciamo? Proseguiamo il nostro grand tour in nave come i nostri predecessori più famosi? Parli forse di Dickens, Conrad, Mark Twain? Non ti sembra un paragone un tantino azzardato? Ma in fondo, chi sono io per contraddirti? E nave sia. Potrò mai dimenticare le vie dei palazzi, la strada nuova e la strada Balbi. Ehi, Dickens, guarda che se non ti sbrighi, la nave parte senza di noi. Arrivo! Ti è piaciuta questa puntata? E allora, ascolta anche le altre. In questo viaggio andremo alla scoperta dei piccoli e grandi gioielli che ognuno nasconde. Meraviglie che celano meraviglie. Biblioteca d'Italia è una serie podcast realizzata da Podcast Story per la Direzione Generale Biblioteche e Diritto d'Autore del Ministero della Cultura.